Alberto, secondo lei Vannacci cosa rappresenta per il futuro dell'Italia? Per il futuro? Non ha futuro Vannacci. Vicenza oggi ospita la presentazione del nuovo libro del generale Vannacci. Alle mie spalle i manifestanti che si oppongono a questo evento e che noi andremo a sentire. Cosa ne pensi del generale Vannacci? Una persona che promuove l'odio, l'omofobia, il razzismo e tutte le discriminazioni possibili. Non ha ben chiaro, insomma, come effettivamente giri il mondo. Lui definisce il mondo al contrario. Non ritengo sia opportuno dare uno spazio pubblico a una persona del genere. Lei è contro la presentazione di questo libro nella città di Vicenza? Sicuramente, tanto più che il comune ha vietato una sala per una proiezione di un film sul Donbass, ok? Diciamo che il PD che regge l'amministrazione comunale è coerente con se stesso, senso negativo chiaramente. Dare spazio a una persona che inneggia a odio e violenza e a discriminazione è un problema un po' ovunque. Perché pensate sia necessario manifestare contro Vannacci? Perché anche se le sue posizioni sembrano antiquate, purtroppo ha ancora seguaci. Credo che sia importante essere qui per mostrare dissenso, a maggior ragione se vengono invitate persone che sono apertamente antiscelta o comunque discriminatori verso alcune persone. Tu credi che Vannacci sia fascista? Sì. Beh, sì, fascismo non è il ventennio, il chi discrimina e parte dal presupposto che la propria condizione biologica e culturale sia quella giusta è un fascista. Che pericolo pensi possa rappresentare per il futuro di questo paese? Beh, di sicuro tutta quella gente che adesso è andata a vederlo darà ai suoi figli un insegnamento che segue ciò che dice Vannacci. Odio e soprattutto fascismo, nazismo. Come si può avere progresso se vengono trascurati i diritti umani alla fine? Spero ovviamente che non abbia impatto. Ma io penso che rappresenti un pericolo nel momento in cui questi pagliacci smidollati hanno l'appoggio e il supporto del potere istituzionale. Cosa pensi possa rappresentare Vannacci per il futuro dell'Italia? Il buio, l'oscurantismo. Noi siamo l'arcobaleno di corpi contro l'oscurità che avanza. Tu pensi andrebbe vietata la presentazione di questo libro? Sì, perché non si può dare rilevanza mediatica e non solo ad un libro che sostiene che le persone gay siano deviate, che siano malate, che le persone non bianche non possono essere italiane quando nascono in questo paese. Siccome ci sarà anche Giuseppe Cruciani oggi, due parole sul personaggio Cruciani? Non ho opinioni, onestamente, no. Non mi esprimo. Allora, è una persona che semplicemente porta poco rispetto alle persone in generale. Io personalmente non invito ad ascoltare i suoi programmi perché li reputo abbastanza inutili. Cioè, sono personaggi che continuano a dire che non si può più dire niente, ma chi continua a avere libertà di parola è proprio gente che crea la sua fama sull'odio verso le altre persone. Grazie a voi.